quindi condivisibili gli obiettivi dell'agenda. Unico suggerimento è che parta da dati concreti di oggi, ponendo sugli stessi dati, sugli indici, gli obiettivi per il futuro, per consolidare un tema di sviluppo ed invertire la situazione di decadenza innegabile che il sistema oggi ha. Al di sopra di tutto questo, credo che l'agenda debba anche contemplare la considerazione regionale. Siamo una regione, come si commentava prima, di 1.200.000 abitanti, con una overcapacity di strutture di tutti i tipi che vanno razionalizzate, non solo per risparmiare le risorse, ma anche per velocizzare il sistema e per essere in grado di avere sì una visione, ma anche la capacità di attuarla con un management snello e che possa prendere le decisioni e le strategie che serviranno, che potranno anche risultare dal lavoro Agenda 2024.